Buongiorno Rider! Gasati, perché stiamo andando? A Treviso. A fare? La Gran Fondo Pinarello. Oggi io ho deciso che con la bici da corsa non ci voglio andare, quindi vado a vedere e vi racconterò come andrà, credo. Andiamo. Prepara con le canzoni di Natale, perché sa che arriverà più o meno quella stagione lì a finire la gara, quindi ascoltiamo le canzoni di Natale. Oh, siamo arrivati a Treviso, adesso andiamo a ritirare il numero. Guardate l'atleta. troppo concentrata, e poi si torna a Padova e domani si corre, cioè lui corre, io no. Dai, andiamo a ritirare il numero. Comunque adesso facciamo un giro qua agli stand, vediamo un po' come gira e dopo andiamo a riposare, anzi va a riposare. Early the next morning. Dai, accendiamo una luce. Sono le 5:30 e siamo già in direzione Treviso. Non è che mi entusiasmi il mondo della corsa, cioè svegliarsi così presto, ad essere sincero. Però vabbè, dai, vediamo cosa ne viene fuori. La tua ruota sembra sia battezzata da un altro campione olimpico. Come già detto, siamo alla Gran Fondo Pinarello. La salita di Gara Moto. Alla partenza. Poi si continua a guardare verso il cielo. La salita inedita per tanti di voi, non certo per i trevigiani, del Madean, che vi porterà al Pianese. Poi la lunga discesa e poi il verdetto finale, giudizio finale sarà dato dalla presa. Prende via la 24esima edizione della Gran Fondo Pinarello e della marca trevigiana. Approximately 10 hours later. Occhio. Ecco, stiamo aspettando che passino per dopo concluderla a Treviso.
Dai Ricky, dai Flavio che è finita! Dai che è finita! È l'ultima Ricky! Bene Ryder, con un 50° posto alla 24esima edizione della Gran Fondo Pinarello, 50° di categoria. Vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Bene Ryder, per oggi è tutto. Un commento a quasi caldo. Sono cotto. Già faccio È cotto. E ci vediamo al prossimo video, settimana prossima, dove torneremo a girare con una sorpresa sui trail di casa. Ciao ragazzi.